Presidente, una stagione stellare, si aspettava questo un plan di trofei? Ma credo che fosse veramente difficile immaginarsi una stagione del genere, non solamente per i risultati poi delle coppe che abbiamo vinto, ma anche per la striscia di vittorie consecutive, credo che era nemmeno lontanamente immaginabile una cosa del genere. Qual è stata la gara che anche lei da tifoso e presidente ha visto come quella della svolta? Ma credo che sia stata proprio la Super Final di Verona, perché sia io che Pietro Maschio l'abbiamo sentita tutta la settimana prima, abbiamo dormito poco e poi quella partita così combattuta, così tirata, che è stato anche un bellissimo spot per la pallavolo, è stata veramente una partita non adatta ai deboli di cuore ma una grandissima soddisfazione. Loro sono il nostro fiore all'occhiello, io ricordo che nell'anno pre-pandemico abbiamo fatto 100.000 tifosi al palazzetto, che record europeo per pubblico nella pallavolo femminile, è stata una favola a metà, una favola intera sarebbe stata solamente con i nostri tifosi a supportarci, a spingersi a vincere la Champions. Ma credo che il dottor Pietro Maschio abbia un impegno arduo, perché deve mantenere una squadra che insomma arriva veramente da una stagione importante, credo che vorrà cambiare ben poco, non è facile sostituire Hill che ha deciso di ritirarsi e quindi di fare un altro percorso di vita, ha ingaggiato Courtney che è un atleta che già seguivamo da qualche anno, e, insomma l'importante è mantenere il nostro mood, che quindi è una squadra magari non fatta solamente da delle stelle ma anche da delle amiche che poi vanno d'accordo dentro e fuori dal campo e quindi che riescono poi a dare il meglio di loro anche grazie a questo mood in palestra e nei palazzetti. Senza dimenticare anche il programma del settore giovanile, appunto, che è un altro vostro cavallo di battaglia dell'Imoco. Assolutamente, io dico sempre che la Serie A è la copertina di un libro, ma i contenuti sono dati al settore giovanile. Noi abbiamo oltre 1.000 ragazzine nei nostri settori giovanili, ne monitoriamo altre 1.000 grazie all'Imoco Volley Academy e devo dire che insomma, negli ultimi anni abbiamo sfornato diverse atlete che poi solcono i palcoscenici di Serie A1, di Serie A2, della Serie B e stiamo continuando a lavorare in tal senso perché il futuro è dei giovani. Ara, una stagione leggendaria, quando è che avete capito che questo poteva essere appunto un anno storico per l'Imoco? Ma penso che tutte noi dal primo giorno che ci siamo trovate in palestra sapevamo che avevamo un importante ruolo da svolgere e sapevamo che dovevamo portare al termine dei risultati importanti, quindi abbiamo lavorato tanto e alla fine fino alla fine abbiamo dovuto lavorare tanto e i risultati sono arrivati, quindi man mano che facevamo il percorso ci siamo resi conto che potevamo far tanto e quindi eravamo spinte appunto da questa voglia di far sempre di più, sempre meglio e ci ha portato a vincere quello che abbiamo vinto. Una striscia appunto da record che vi ha portato sul tetto d'Europa, che emozione è stata alzare la coppa? Ma è assolutamente un'emozione incredibile, nel senso che tu da quando sei piccolo vedi sempre giocare la Champions, i campioni del mondo, dalla pallavolo al calcio, quindi essere lì, poterla giocare, scendere in campo con tutta l'atmosfera che c'era intorno ha reso tutto molto molto bello. C'è magari il rischio per la nuova stagione di avere un po' la pancia tra virgolette piena con tutti i successi che avete ottenuto quest'anno? Sì, penso di sì, però penso anche che è una squadra, una società che non si accontenta e che vuole continuare ad ambire ad altri grandissimi risultati e quindi non siamo mai pienamente soddisfatti. L'unica pecca di questa stagione straordinaria è il fatto che non ci sia stato il pubblico, anche perché vi hanno seguito fino a Verona sotto la pioggia, è stata anche lì comunque un'emozione. Sì, assolutamente. Ho sentito tante voci, tante storie di questo tifo, di questa tifoseria del Palaverde e quindi avrei voluto tantissimo provarla proprio dal palazzetto, scendere in campo con il loro tifo, però sono stati comunque sempre presenti nonostante non si potesse entrare nei palazzetti. Sono venuti appunto a Verona, ma anche durante alcune partite ci hanno atteso all'arrivo in palestra con i fumogeni, quindi insomma si sono fatti sentire e li ringraziamo per questo perché sono stati veramente incredibili.